Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ripartiamo a bomba con gli acquisti di maggio, si riparte subito di slancio e si gode. Allora raga, abbiamo un bel po' di roba perché l'ho comprata un po' in questi giorni e soprattutto tre, diciamo, cose ritrovate a casa di mia mamma e che comunque fanno parte, cioè, di un percorso comendiano musicale che insomma ha avuto un periodo che mi ascoltavo questo artista. E comunque non rinnego per quanto insomma sia un genere che non amo, però questi tre dischi non mi dispiacciono, tutt'altro. Allora, cominciamo così con la tripletta più strana per il cume, però esiste anche questa. Fabri Fibra, Mister Simpatia. Fabri Fibra, Tradimento. E Fabri Fibra, Bugiardo. Eccoli qua. E questi due li considero in assoluto i migliori. E anche questo non male, insomma. Diciamo che è stato un percorso di vita comendiano. Ripeto, non amo il genere perché non è il mio genere, però molte canzoni, insomma, soprattutto di Mister Simpatia e Tradimento, non mi dispiace, mi danno comunque ricordi, soprattutto delle gare di pesca, perché mi ricordo nel 2006 gare di pesca in montagna, che ne ho anche vinte parecchie in quel periodo, dove mettevo l'iPod a bomba e mi gasavo nel sentire certe canzoni. Il cume è anche questo, quindi non solo storia, non solo Pink Floyd, Genesis, Beatles e quant'altro, esiste anche questo. Bene, dopo abbiamo un Blu-ray Tolo Tolo, in attesa degli altri quattro di Checco Zalone, perché sapete che anche la commedia italiana leggera la voglio in collezione, poi per quello che costano, 6 euro l'ho pagato su Amazon. Poi ho fatto uno switch, il primo Cavaliere ce l'avevo in DVD, l'ho preso in Blu-ray, The First Cavalier in the World. Dopo questa posso anche ritirarmi. Poi abbiamo un altro DVD di un film che non caga nessuno, italiano, però a me è piaciuto anche perché insomma c'è la colonna, nella colonna sonora c'è Stai Telefonando, la mia canzone preferita italiana. Tutte le donne della mia vita con Zingaretti, Vanessa Incontrada e altre donne, insomma comunque un film, filmetto, niente di che, però anche questo mi ricorda comunque un momento della mia vita con una canzone, ripeto, per me fondamentale, quindi ho detto lo prendo. Anche questo 7 euro su eBay, quindi ci sta. Poi qua abbiamo la colonna sonora del Cume di un film che ho fatto io, perché sapete che io sono anche attore. Boss Baby, questo sono io ragazzi, cioè è palesemente sono io in tutto e per tutto, a parte gli occhi chiari che i miei sono, anche se al sole magari sono marrone chiaro chiaro, però non verdi così purtroppo, però questo sono io ragazzi in tutto e per tutto. Boss Baby, colonna sonora molto bella anche oltretutto, oltre che il film. Poi qua abbiamo, come sempre sapete, ho recuperato così tutte le espansioni, diciamo con questo bundle qua, il bundle che prendo sempre con Magic, a parte quando insomma escono, diciamo, delle espansioni che ci tengo particolarmente, la prossima Signore degli Anelli, quindi prenderò non solo questo ma anche proprio quello con le 36 card. E eccolo qua, l'ho già aperto chiaramente e si gode, ho trovato anche una buona carta da 15 euro e godo. E poi abbiamo due pop. Nebula, Guardiani della Galassia, adesso mi dovrebbe mancare Rocket e basta, mi sembra, e forse Mantis, sì, Rocket e Mantis, bene, che chiaramente prenderemo anche quelle. E poi qua per un progettino che ho per la Jurassic Park, Alice Sattler, la dottoressa. Perché qua devo portare a casa altri due pop, però diciamo, non della trilogia classica, ecco, perché questa qua non l'ho trovata, il pop della trilogia classica della professoressa Sattler non l'ho trovata. Però altri due bei pezzoni sì, quindi arriveranno a breve. E niente ragazzi, iniziano alla grande gli acquisti di maggio, veramente in grande spolvero, e godo come un porco. E niente, diciamo che in maggio non ci dovrebbero essere console, raga, salvo pazzie comendiali, non credo, però perché non credo proprio, però il mese di maggio dovrebbe portarci a fare il video sia della collezione di giochi che la stanza del Cume. Quindi maggio è un mese pesantino da questo punto di vista. Raga, un saluto da Cumendon veneziano. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di maggio e vai che si gode. Primo recupero in edizione fisica The Last of Us, parte 2. E te lo godi. Praticamente nuovo. Uno. Questo fu una sorpresa, cioè lo volevo guardare, non ho detto dov'è, dove non è, in realtà mai preso, Blu-ray di Salvate Soldato Ryan, cioè inaccettabile non avere questo film. Eccolo qua. Ma ero convinto, boh, i vaneggi comendiani colpiscono sempre, lei. Boh,
Ok, poi filmetto così con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon, 5 euro. Altra commedia tranquilla, 6 euro. Prime, bellissimo, con Uma Thurman, veramente al top lì, da un punto di vista fisico. Adesso ci sarà anche una sorpresa con Uma Thurman, rimanete in linea qua. Scusate ragazzi, sono un po' a pezzi, ho sistemato casa tutto quanto, sono più stanco di una casalinga disperata. Qua ragazzi, chiccona, Funko o Fanco, Pop di John Hammond, Jurassic Park. Te lo godi, questo però devo tirare fuori, poi faccio vedere, sono dei pop, li ho tirati fuori perché per far star tutto devo fare anche dei sacrifici, le scatole sono messe via chiaramente al sicuro, però certi li devo tenere fuori. Boh, e per chiudere ragazzi, per PlayStation 1, oltre a recuperare diciamo i titoli chiaramente preferiti, perché non è che vado a prendere un gioco solo perché è considerato un gioco di valore tutto, quindi prendo quello che mi piace, però voglio fare anche lasciare le trasciate come indiane per poi portare un video appositamente con tutti questi giochi. Questo ragazzi, preso a 25, e vedo che invece gira sui 45-50, quindi è stato veramente un acquisto, cioè, top. Un gioco che però fa della tresciaggine, lasciatemi il termine, la sua prima virtù. Pa, 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 pa. Grande fratello, il gioco, ragazzi, è tenuto anche bene. Questa è proprio un'occasione su Vinted, 25 più spese. Tanta, tanta roba. Grande fratello, questo porto il video sicuro, eh. E niente, ragazzi, ci sono gli acquistetti. Adesso però stacchiamo un attimo perché... un chiccone preso a 20 euro e gira cifre veramente più alte, ma su Vinted, soprattutto da gente straniera, fai veramente degli affaroni. Eccola qua ragazzi, la nostra Uma, diciamo nella miss più iconica di Kill Bill. Kill Bill, vabbè, film che non ha bisogno di presentazioni, ma veramente fatta da Dio. 20 euro, la trovi a 40, eh. Cioè, non scatolata. Tanta, tanta rovina, ragazzi. Qua voglio far vedere che ho messo il pop rosa di Batman così, che sta comunque bene a dominare il mondo. E qua adesso c'è Malcolm, la dottoressa Sattler. Adesso mettiamo anche Hammond e manca Alan Grant. Eccoci qua, raga. Manca solo Alan Grant. Bellissimo, comunque veramente tanta roba. E niente, sto aspettando un acquisto che doveva arrivare, non è ancora arrivato, che è un po' una chicca che non vedo l'ora di mostrare. Raga, alla prossima con gli acquisti comendiali. Ciao! Ragazzi, proseguiamo con gli acquisti di maggio. Dico solo che... Euro Derby. Non ce la faccio più. Allora, raga, qua ho preso i Buzz in versione, diciamo, USB, quindi non quelli wireless. Questi li ho trovati veramente a un prezzo stracciato, perché comunque giocavo spesso a base da anni fa sulla PlayStation 2, li ho voluti prendere per averli di scorta. Perché? Perché ci sarà una chicca che arriverà dopo, quindi questo comunque... Aspetta che li ho messi qua. Eccoci qua. Buzz, versione, diciamo, base. Ok. Poi andiamo a chiudere i pop di Jurassic Park con il dottor Alan Grant. E si gode, ragazzi, si gode a cannone. Poi vediamo come posizionarlo in bacheca. Poi qua abbiamo due DVD, presi anche questo a niente, Goal e Goal 2. Il 3 è inguardabile, primo un bel film, assolutamente uno dei film più belli, diciamo, riguardanti il calcio. Il 2 è passabile, dai. Quindi due DVD carini e coccolosi. Poi qua abbiamo questo, preso veramente a poco, cioè veramente regalato. Ho chiuso con Checco Zalone, 4 Blu-ray e andiamo così. Volevo completare Zalone perché comunque insomma nel bene o nel male ha fatto la storia con gli incassi. Cioè 8 euro questo, ho pagato 7 euro, solo Tolo Tolo, questo 8 euro con 4 film, cioè lo lasciamo là anche noi, grazie. Poi qua gioco PlayStation 1, Rapid Racer. Gioco iconico, 10 euro. Gioco che insomma l'ho giocato spesso da piccolo, non riuscivo a fare mai niente, ero sempre ultimo. Ho detto lo prendo per la collezione.
E poi questo bellissimo 11 euro SNES, il Re Leone tenuto benissimo. Questa è veramente tanta roba con le colonne sonore anche ufficiali. Tanta tanta roba, il Re Leone, Super Nintendo. E poi raga, sbaracchiamo tutto. Perché una chiccona che la sto già giocando sia con la mia ragazza e con gli amici. PlayStation 3 edizione speciale base o boots, lascio a voi la scelta. Ecco qua, la penna USB è già nella PlayStation 3 con i 4, diciamo, buds o boots o base wireless. E il gioco, questo è bellissimo, ha tipo non so quante miliardi di domande di vario genere, sport, attualità, cinema, serie TV, scienza, cibo, tutto, tanta tanta roba. Lo consiglio, chiamati giochi, meraviglioso. È arrivato finalmente, ha fatto Bologna, Napoli, non chiedetemi il perché, non scusatemi, Bologna, Palermo, Napoli, Napoli, Venezia. È stato un errore con imposta, e vabbè, pazienza, però ne è valsa la pena. Tanta bella robina. Raga, sotto il comandone veneziano, di acquisti grossi non ce ne saranno, questo forse è il più grosso come spesa, una trentina di euro. Però, ecco, mi sto prendendo tante cosette piccole, perché insomma devo completare le collezioni, aumentare sempre di un po' i dischi, sempre di un po' i film, sempre di un po' i giochini. Così, perché la povertà avanza. Raga, sotto il comandone veneziano, questa edizione di base o boots o buzz è qualcosa di incredibile. Buzz Lightyear. Eccoci qua ragazzi, al completo Jurassic Park. Volevo completarla con dei pop e ce l'avevo fatta. Beh, Dennis chiaramente è messo così, la Teresa Sattler, Alan Grant e a Malcolm John Hammond, e si gode, raga. Ragazzi, tre arrivi veloci. DVD Mia moglie è una strega con Renatone Pozzetto, film cult, e La casa stregata, sempre con Renatone Pozzetto. E a 9 euro un Funko Pop per chiudere I Guardiani, che se me ne manca uno che deve arrivare, molto bello. Il Pop di Mantis, sempre dell'edizione Holiday, perché certi mi piacevano troppo in questa edizione qua. E si gode. Raga, sono arrivati altri due pop, questo è proprio il mese dei pop. Un Mr. Fantastica, 8 euro. Prima non avevo niente di Fantastici 4 come, diciamo, appunto, personaggio di Fantastici 4. Ho preso quello che, insomma, il mio preferito, che è Mr. Fantastic. Anche se l'attore della cosa sul film, diciamo, quello con Jessica Alba, faceva svolare. E qua, ragazzi, chiccona da I Guardiani della Galassia, volume 3, che è bellissimo, raga, uno dei più belli, secondo me, sicuramente degli ultimi tempi, ma anche di tutta la Marvel Cinematic Universe. Baby Rocket. Così ho chiuso ho tutti I Guardiani della Galassia, chiaramente in edizioni diverse. Con Rocket ho scelto di prendere Baby Rocket perché è meravigliosa. Raga, un saluto dal comendone. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti comendiani di maggio. Qua abbiamo tanta roba perché ho accumulato un po' di cosine, tra soprattutto CD e film. Per intanto cominciamo con dei regalini che mi ha fatto il mio caro compagno di giochi, Lady Acius Bode. Portachiavi di Thanos, che sa, insomma, che lo apprezzo abbastanza. Ciao Paolo Thanos. Poi abbiamo portachiavi del pallone di Euro 2020, che se non ricordo male abbiamo vinto, non si sa ancora come. E ragazzi, è interista e il 2 maggio ha ordinato lui. Ci siamo visti anche l'Euro Derby insieme. Erling Braut Haaland, uno dei miei giocatori preferiti di adesso, insomma, insieme a Kevin De Bruyne in fatalità. Quindi un interista che mi regala, diciamo, la caricatura di un giocatore del City, uno dei più forti. Quindi speriamo sia un segno, perché ragazzi, è una cattiveria, ma difficilmente potrò tifare per l'Inter. Poi mi è arrivato un giochino, preso a 2 euro, Seven Sins. Diciamo che la copertina ha favorito. No, dai, questo è un gioco insieme a Playboy che mi deve arrivare, che volevo in collezione, così tanto per avere un po'. Sapete che io amo i giochi meme. E va bene.
ragazzi, chiccona, ma sapete che colleziono i trofei in miniatura di calcio, soprattutto quelli che ha vinto l'AC Milan di Milano. E ragazzi, mi arriva la Supercoppa Europea, un momento un po' difficile per noi che abbiamo perso l'Euroderby, purtroppo in maniera meritatissima. L'Inter c'è surclassato sia in andata che in ritorno, ma mi consolo con la Supercoppa Europea e godo. Poi cominciamo la carrellata, il primo cominciamo con i film. Allora qua abbiamo DVD Fatalità, Il Giovane Hitler, questa è una serie TV in due puntate, molto bella, la consiglio, e La Caduta, Gli Ultimi Giorni di Hitler, bellissimo film dove c'è il meme super che per anni ha contraddistinto il Facebook. Due film barra serie TV molto molto belli, interessanti. Poi un film italiano che mi è piaciuto molto, con De Sica, Il Figlio Più Piccolo, molto bello, lo consiglio, di Pupi Avati, va bene. E questo non solo per la copertina, ma Striptease, film molto bello con Demi Moore, cioè lo devi avere secondo me in una collezione, perché la copertina vale tutto e Demi Moore, insomma, nel film diciamo domina abbastanza la scena, veramente bellissimo. Occhio Holland, Non Mi Morire, non ti eccitare neanche per la bella Demi. E poi abbiamo un sacco di dischetti, allora cominciamo. Tante colonne sonore in realtà. Abbiamo Miss Nostalgia, Stadio, dove c'è Un Giorno Mi Dirai, la canzone che ha vinto Sanremo 2016, che è l'ultimo Sanremo visto con mio papà. E Fatalità è una canzone dove parla di un padre, e mio papà è mancato 2 mesi dopo. Per me è una canzone che mi dà troppi ricordi, purtroppo non belli, però sono sempre ricordi degli ultimi mesi, diciamo, di mio papà, quindi non potevo non prenderlo. E questa invece è una Platinum Collection presa a 10 euro con 3 CD degli Stadio, appunto, molto molto bella, un gruppo che ho rivalutato molto negli ultimi anni. Adesso siamo una carrellata di colonne sonore prese veramente a prezzi ridicoli, a parte una che è nuovissima, Independence Day, non è tra le migliori ma per il prezzo preso ci stava, anche se non è che ha pezzi iconici devastanti, però vabbè, noi non buttiamo via nulla. Poi abbiamo Se Mi Lasci Ti Cancello, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che è un casino, vabbè, Se Mi Lasci Ti Cancello, con questo è molto bella, film bellissimo e con una sonora anche. Poi abbiamo Working Girl, Una Donna in Carriera, film che mi è piaciuto un casino, che amo, poi vabbè, a tutte attrici e attori che amo, e anche la colonna sonora tanta roba, questo è messo, insomma, non è messo benissimo, però per la cifra spesa andava la pena prenderlo. E qua invece, nuovo, I Guardiani della Galassia, volume 3, così chiudo anche il cerchio. Tanta tanta roba, diciamo che I Guardiani della Galassia sono forse i migliori film della Marvel Cinematic Universe, sinceramente il migliore della fase 5, anche perché non è tanto difficile, cioè era difficile far peggio rispetto ai film tra Doctor Strange, Wakanda Forever, Ant-Man, cioè proprio robetta purtroppo. Questo, tanta tanta roba, molto bello, e la colonna sonora, vabbè, lo sapete, o l'1 o il 2, anche il 3, si gode alla grande. Buono raga, diciamo che per maggio mi mancano poche robe, quello che mi manca sono forse uno o due giochini e qualche altro CD, miei film, quindi diciamo questo mese è stato un mese molto tranquillo, dove ho preso, diciamo, ho fatto dei recuperi di film e CD a prezzi veramente vantaggiosi. Raga, alla prossima, ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di maggio, e questa, a mio modesto parere, è una chicca atrocissima. Allora raga, visto che dovevamo andare in vacanza a San Marino, Rimini, Italia in miniatura, Europa in miniatura, purtroppo avete visto, insomma, purtroppo quello che è successo alle Emilia, infatti un pensiero vanno veramente a sto popolo che sta veramente subendo una roba atroce, quindi però stanno già rimboccando le maniche, stanno già lavorando per tornare a una condizione normale. Purtroppo ci sono state anche dei morti, una tragedia, insomma, quindi niente, noi avevamo prenotato ancora un mese fa e ci siamo ritrovati ovviamente a non poter andare, ci hanno rimborsato tutto ovviamente, ma è veramente il minimo, nel senso, chi se ne frega di sta cosa, purtroppo è successa una tragedia e vabbè. E allora questa premessa, perché alla fine abbiamo fatto delle vacanze alternative, cose in giornata, cose così, e tra le vacanze siamo andati a Bassano. A Bassano,
E ho trovato un negozietto che ha praticamente come al solito la povertà dilaga, aumenta, è inesorabile, ma queste due cosine non potevo non prendere, ragazzi. La chitarra con diciamo, i disegni di Dark Side of the Moon, della copertina del più celebre album dei Pink Floyd, e la batteria con diciamo, la scritta dei Nirvana, un qualcosa di epico. Se noi togliamo un attimo dal pin del coso. E andiamo a vedere nel dettaglio, qua veramente abbiamo cose sublimi, a prezzi anche contenuti. Ci portiamo a casa una batteria che è devastante, fatta da Dio, ragazzi. 34 euro. E una chitarra da 15 dei Pink Floyd, album Dark Side of the Moon. Quindi questa, diciamo, è la prima parte degli acquistetti cumendiani. Andiamo avanti, diciamo che come avete visto, in questo mese musica e cinema hanno dominato. Se negli ultimi 2 mesi sono stati sicuramente più console e videogame, qua siamo tornati a musica e cinema. Qua però abbiamo un Funko un po' particolare che a pochi piace, a me piaceva, perché voglio cercare di prenderli tutti, del nostro caro e vecchio Thanos, e vai con Thanos in un'edizione, diciamo, Heart Series. Ho già Occhio di Falco, eccolo qua. Ma Thanos non potevo non prenderlo. Eccolo qua, Paul Thanos. Poi abbiamo un po' di dischetti. Cominciamo da due colonne sonore. Questa non pensavo di trovare, che è a Bassano. Tutte cose prese a Bassano queste. C'è un negozio di CD incredibile, si chiama Pickup, che lo consiglio, o Pickup. È incredibile, è fornito di tutto. Ci sono stato mezz'ora, dove volevo starci 3 ore. Amici miei, colonna sonora mai vista, introvabile, diciamo, mai vista veramente. L'ho beccata e me la sono pigliata. E qua, Hire, il giardino delle vergini suicide. The Virgin Suicides, in inglese, che ormai ha fatto storia, lo sapete. Film che mi è piaciuto tantissimo, poi vabbè, c'è la mia musa Kirsten, quindi ci sta. Vediamo, questa l'ha presa la Chiaretta, che voleva che ce l'avessi in collezione. Io non li conosco, cioè non ho mai sentito niente di loro, sinceramente. Offspring, americana, me lo ascolterò. Un CD iconico per la mia guidottina. Ok, per la Chiaretta, perfetta. Ok, poi abbiamo Queen Live Killers. Questo lo cercavo da una vita. Un live di Queen bellissimo, 7 euro, me lo godo. Perfetto. E poi abbiamo, che sono venuto a prendere due, diciamo, io ce li ho già questi album, li ho voluti prendere in edizione particolare perché ci stavano. The Game Queen edizione giapponese e Bohemian Rhapsody edizione giapponese. E raga, sono sincero, godo tantissimo, perché abbiamo due album che amo, e questo non ha bisogno di presentazioni, questo è uno tra i miei preferiti, non il mio preferito, ma tra i preferiti, e si gode. Sì, che poi non è, in realtà l'album non è Bohemian Rhapsody, ma ormai, cioè, nel senso, chiunque lo conosce così, comunque è At Night at the Opera, in un inglese ormai, di madrelingua, lo sapete, ragazzi. Io non... È l'album della celebre Bohemian Rhapsody, anche se Love of My Life, per certi versi, forse piace anche di più, You Are My Best Friend, altro capolavoro, vabbè. Insomma, non ha bisogno di presentazioni, appunto, sapete che io sono più fan di Innuendo rispetto a At Night at the Opera, però... non si può dire niente di sto album. E poi vabbè, The Game, altro gran album dei Queen. Ok, raga, adesso qua gli acquisti sono praticamente terminati. Mancano due o tre film che sono in ritardo, perché certi purtroppo arrivano anche da Bologna, quindi c'erano dei ritardi. Forse certe cose arriveranno negli acquisti di giugno. Raga, alla prossima. Ciao. Raga, andiamo a chiudere in maniera un po' veloce gli acquisti di maggio con, diciamo, che film e CD e musica. Film e musica hanno dominato il mese di maggio. Però partiamo con due videogiochi. Playboy Mansion, queste cose le ho presentate quante praticamente con un rimborso di 10 euro che avevo. Quello qua in francese, ma lo volevo più per la collezione. Dopo Assassin's Creed, che mi mancava incredibilmente. Eccolo qua. Poi abbiamo Hancock o Hancock, lascio a voi la scelta, Blu-ray, Codice d'onore, grande film, in 4K. È arrivato mio fratello,
grandissimo film con Renato Pozzetto. Renato Pozzetto e Pozzetto Renato, vabbè. E un bel dischetto, la colonna sonora di Aladdin. Tutto alla modica cifra di 10 euro, tutto su Vinted. Raga, un saluto dal Comune Veneziano, ci vediamo per gli acquisti di giugno. Ciao! Ragazzi, in realtà andiamo a chiudere il mese con due colonne sonore. Questa è un'altra versione del Giardino delle Vergini Suicide, bello, ve la faccio vedere. E mi hanno dato anche con questo. Queste sono altre musiche rispetto a quelle altre che ho preso a Bassano. E Striptease che mi hanno regalato con questo, praticamente a un euro l'ho preso così per... perché sennò su Discog non potevo, come si dice, fare l'ordine. Quindi ho bisogno di un euro e tac, fatto. E poi chiudiamo con Benvenuti al Sud. Ok ragazzi, veramente si chiude il mese di maggio con gli acquisti comediani. Ciao!